E partiamo subito con Guida Galattica per cripto investitori impenitenti con e senza ICO. Al seguito abbiamo International Tax Advisor and Planner Luca Taglialatela, seguito da Diritto del Web con l'avvocato Paolo Cesiano. E interverrà anche il commercialista Francesco Riccio. Allora, grazie a tutti per essere qui. Immagino che il motivo principale sia l'aria condizionata, visto i 40 gradi che fanno fuori. È un piacere, io sono Luca Taglialatela, mi occupo di pianificazione fiscale internazionale e chiaramente il mondo delle cripto si è incrociato con il mio qualche anno fa, quando sono cominciati i primi problemi di, tra virgolette, plusvalenze capital gain, quindi questo benedetto 26% da applicare su queste plusvalenze, quindi al di là dei problemi relativi invece al calcolo, alla quantificazione, all'inserimento in dichiarazione, di cui i miei colleghi più pertinenti ci parleranno più tardi. Oggi invece siamo qui per fare una cosa un attimino più, più leggera del calcolo delle tasse, cioè per fare un piccolissimo giro del mondo, per capire perché partiamo da questa slide. Non so se vi piace Mel Gibson, se avete mai visto Braveheart, probabilmente no, però comunque diciamo che il concetto che interessa a noi qui è quello di libertà. La slide banalmente mi serviva soltanto per attirare l'attenzione, non c'entra niente Mel Gibson, insomma. Avuto mai problemi con il fisco che io sappia. Quindi quello che noi interessa è questo, è capire che tutti quanti nasciamo liberi nella misura in cui la libertà, molte delle libertà fondamentali, sono sancite per noi che siamo cittadini europei in trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che è l'unico regolamento che citerò, non preoccupatevi. E il quale ci dice una cosa, non iniziate a stressarvi immediatamente sul problema della tassazione quando la soluzione è lì fuori. Parliamo prima di persone fisiche oggi, velocissimamente, poi parliamo anche di ICO. Ok, quindi che cosa può fare un investitore cripto con e senza ICO al seguito per massimizzare, minimizzare il carico fiscale? Quindi noi sappiamo che sfruttando il concetto di libertà che è garantito, perché io posso muovermi in ogni momento e niente me lo può impedire, posso andare in qualsiasi stato del mondo e acquisire una nuova residenza fiscale. Chiaro che gli effetti vanno edulcorati, vanno un attimino anticipati, va fatto un minimo di strategia, però la verità è che superato il confine io posso ritrovarmi in, vi direi oggi, una ventina, se non una trentina di paesi super crypto friendly, dove il problema della tassazione non si pone, così come non si pone neanche il problema del monitoraggio. E quindi tutte quelle malattie mentali che ci facciamo, come ricostruisco il flusso, lo inserisco, non lo inserisco in RWO, insomma tutto il lavoro che portiamo, per cui loro si fanno pagare profumatamente, in realtà in altri paesi, vi rubo clienti, ve li porto via, non viene applicato, a seconda chiaramente della nostra strategia di investimento. È un po' più complicato per quelli cosiddetti professionisti, quindi quelli che vivono unicamente di trading, è un po' più semplice per chi ha avuto la fortuna di comprare i primi bitcoin nel 2012 e adesso magari deve farci una plusvalenza, però ha altri redditi perché magari fa altre cose nella vita. Però in entrambi i casi è possibile intervenire con un minimo di pianificazione e capire che esistono giurisdizioni che in realtà non ti danno né la tassazione né tantomeno l'obbligo di monitoraggio, e non c'è bisogno di arrivare a Dubai come molti di voi magari staranno pensando in questo momento. In realtà in Europa, un passo da noi, i paesi in cui possiamo andare semplicemente con la carta d'identità valida per le spalle, quindi senza neanche il passaporto, abbiamo il vicinissimo, lo vedete in giallo, Portogallo, che in questo momento non ha né tassazione né monitoraggio. Possiamo pensare a Malta, se abbiamo una posizione di lungo termine, dove su appunto le posizioni oltre i 12-18 mesi non c'è tassazione, così come nella stessa Germania, quindi paese altamente occidentalizzato, dove insomma l'agenzia delle entrate è altrettanto feroce, se non più feroce, di quella italiana, e avere una totale esenzione sulla nostra plusvalenza da capital gain. Alcune di queste normative tra l'altro si applicano non solo alle criptovalute, ma sono tantissimi paesi
crypto-friendly, rimanendo in Unione Europea, soltanto chiaramente alcuni, questi sono soltanto alcuni esempi, anche nel centro-nord Europa, quindi paesi come il Belgio e l'Olanda, che apparentemente insospettabili, in realtà è possibile arrivare a una totale esenzione sulla plusvalenza da capital gain. Chiaramente uscendo dall'Europa poi si apre un mondo e lì dipende un po' un attimino anche dai vostri gusti, perché come dico sempre io, l'importante è la qualità della vita che cerchiamo ancora prima del risparmio fiscale. Quindi, per esempio, se partiamo dal Centro America, come sappiamo, in El Salvador non ci sono nessun tipo di tassazione, tant'è che la BTC ha moneta a corso legale. Lo stesso comunque in tutti i paesi del Centro America fondamentalmente è possibile ottenere esenzioni, così come in gran parte dell'Asia. E quindi, come dire, prima, diciamo, il mio auspicio era prima di cominciare è chiaro che non tutti possiamo, abbiamo la possibilità di spostarci per mille motivi, però è un ragionamento che secondo me può aiutare e risolvere numerosi grattacapi. La situazione, non ci fate caso, è solo per far capire, insomma, che ogni tanto lavoro, ma non sono un'agenzia di viaggi. La situazione può complicarsi invece in termini di ICO, ok? Che cos'è un ICO? Lo sapete tutti meglio di me. Un initial coin offer, fondamentalmente cerco soldi, li vado a cercare sul mercato. E io ho tanti clienti in questo senso, sia italiani che esteri. E la domanda ricorrente invece, ancora una volta, è dove incorporo, dove vado a costituire la mia ICO, fondamentalmente. La prima domanda è per non pagare le tasse, però in realtà quello che va capito è che il tema è un po' più complesso di così, quindi l'ICO è una cosa estremamente complicata. Questo, diciamo, è un percorso, sono delle domande legali, fiscali, che insieme ai miei colleghi abbiamo elaborato per capire, per aiutare i clienti. Questo è un questionario che viene dato proprio ai clienti per far capire quali sono i rischi legati all'apertura di un ICO. Non ve lo leggo perché non ha nessun senso in questo frangente. Quello che invece mi permetto di darvi una piccola overview, così come ho fatto per le persone fisiche, anche qui esiste la possibilità di incorporare, e questo sempre all'interno del diritto, cioè anche se resto in Italia come imprenditore, come socio, come azionista, il diritto europeo mi dà la possibilità, il fisco europeo mi dà la possibilità di incorporare ovunque nel mondo la mia società. Quindi cominciamo ad avere un approccio, una visione un po' più ampia, anche se siamo fiscalmente residenti in Italia, anche se tutta la nostra vita si svolge in Italia, perché in realtà la mia ICO, a seconda della tipologia di token, a seconda della tipologia di mercato di riferimento, potrebbe avere le caratteristiche, o a seconda soprattutto della licenza, se è necessaria, pensate a chi insomma replica prodotti come portali come OpenSea, piuttosto che come exchange, e quindi hanno bisogno di EMI piuttosto che licenze di banking. Diversi sono, come dire, se ho una valida ragione economica per farlo, posso andare a intervenire in giurisdizioni che mi danno dei vantaggi, non solo fiscali, ma appunto anche di regolamentazioni e di licenze. Che cosa succede? Dovrò per forza interagire con l'autority quando vado a incorporare una ICO, ovunque essa sia, e devo chiaramente gestirne poi gli effetti fiscali, quindi che possono cambiare chiaramente a seconda della tipologia di token. E su questo, diciamo, passo la parola a Paolo, perché un altro degli aspetti che non vanno mai sottovalutati, che invece molti clienti fanno, è l'aspetto legale.